box di luglio. E questa è stata davvero difficilissima da fare, da utilizzare. Sono stati veramente dei giorni di prova orrendi. E ora vi spiego un po' la mia esperienza con questa box che non mi è piaciuta. L'avrete già capito. Intanto, questo è l'adesivo del mese di luglio e come vedete si tratta di un prodotto che c'è compreso appunto in questa box, un po' tipo un acquerello, ma non è proprio un acquerello, una matita, insomma, un prodotto veramente particolare. E mai come questa volta mi è stato utilissimo lo scroll zin. Dove siete qua? Lo scroll zin, perché veramente i tips su questo tipo di prodotto sono stati utili, ma non decisivi, perché di fatto poi non sono riuscita a ottenere un risultato decente. Comunque, questo è lo scroll zin e questo è il disegno bellissimo che ha fatto l'artista del mese e con questi prodotti, bellissimo, non c'è che dire. E l'artista del mese è, lo vedete qui, questo nome straniero. Iniziamo subito. Ah, la caramella non l'ho assaggiata ancora perché boh, è alla menta, non mi va tanto. Sembra un po' una caramella un po' di quelle di una volta, non mi attira. Allora, cominciamo. Luglio ci dice: noi siamo tutti abituati, insomma, conosciamo un po' tutti la grafite e probabilmente abbiamo utilizzato molte matite in legno con la grafite in passato. Ma avete mai utilizzato la grafite liquida? Questo mese sperimentiamo con questo, diciamo, strumento interessante e esploriamo tutte le diverse modalità in cui si può applicare, si può cancellare e tutti gli effetti che si possono ottenere aggiungendo l'acqua. La grafite è praticamente un prodotto naturale e noi vogliamo proprio che anche il tema mensile appunto della box rifletta la natura. Quindi usa le tonalità della terra che sono incluse per esplorare i misteri di madre natura e portarla alla vita, darle vita quindi nei tuoi lavori. Io direi che questo prodotto, la grafite liquida, la lasciamo per ultima e andiamo a vedere. Abbiamo due Derwent Water Soluble Sketching Pencils. Sono due perché una è dark e l'altra invece è medium. Quindi sono di due tonalità diverse e sono un 4B e credo un 3B, non so, non si capisce bene cosa c'è scritto. Allora, queste matite sketch, insomma, water solubili in acqua di Derwent, vi permetteranno di creare degli moltissimi appunto effetti drammatici. Hanno una punta soffice e ampia che le rende molto adatte a creare, quando appunto sono, diciamo, utilizzate asciutte, delle linee che sono sia, diciamo, di tipo un po' così a sketch, proprio appunto libere, ma anche più intense, più grassetto. Quando si aggiunge acqua o anche con un pennello o semplicemente intingendo la matita nell'acqua, la grafite si liquefa in modo comunque leggero e vi permetterà di creare delle sottili, vi permetterà di creare dei cambiamenti di tonalità, quindi delle sfumature delicate,
e anche delle linee di, diciamo, classiche da matita più leggere, e sono ideali per creare proprio dei disegni tonali, quindi tutti sulle tonalità del nero e del grigio, cosa che a me non piace, o anche delle linee comunque molto più dettagliate e tocchi di, appunto, di washes, quindi di passate più intense nei vostri, appunto, lavori. E quindi questo le rende molto versatili e da aggiungere a tutto il nostro arsenale di matite. Il prossimo strumento è questo pennello che, come vedete, è brandizzato scroll box, e dove siete? Non riesco, ecco, molto spesso appunto succede, e ha delle setole fatte in questo modo, quindi è molto piatto e largo, però permette anche di fare, attraverso appunto la punta, dei tratti delle linee molto fini. Allora, questo è Scroll Box Flat Synthetic Brush taglia 0, sì, 0, 10. Allora, qui ci dice che questo pennello le setole piatte, insomma, e sintetiche, è lo strumento ideale per definire e fare appunto dei tratti di delle pennellate definite appunto e precise per i vostri lavori, e ha le setole della marca Colinex ed ha una punta qui in questa parte qua in ottone nichelato, che lo rende appunto molto molto bello, molto attraente, pensa un po'. Da aggiungere appunto alla nostra collezione di pennelli. Inoltre, la sua, diciamo, il fatto comunque che non sia molto lungo, ed è fatto di mogano, lo rende anche piacevole, insomma, da utilizzare, comodo da utilizzare, e è ideale per applicare sia gli acquerelli e sia comunque qualsiasi altro tipo di strumento, comunque di colore di tipo liquido. Poi abbiamo la gomma. Questa gomma è la classica gomma che utilizzavo quando andavo a scuola, di due colori, che però sinceramente a me non ha funzionato. Poi vi dirò quando vi farò vedere il mio disegno. Questa gomma qua è la Kohinoor Combined Eraser. Questa gomma è formata da due parti per cancellare meglio. La parte più leggera, quella bianca, è ideale per cancellare tratti, comunque strumenti come la grafite liquida, e mentre l'altra, quella quindi più intensa, quindi quella grigia, è ideale per cancellare la grafite invece più scura, ma anche le linee di inchiostro. Non riesco a capire dove siete, eccovi. Ed è perfetta da utilizzare con queste matite Derwent. Poi abbiamo l'album da disegno in formato A5, ed è formato da 8 fogli. Dentro c'è anche il mio disegno che vi farò vedere dopo. Ovviamente su Instagram già l'ho postato, e non so se si nota, appunto, questa è la grana. Sono dei fogli molto molto spessi. Dove siete? Eccovi. Non riesco proprio a inquadrarvi perché sono messa in una posizione un po' strana. Sono fogli quindi molto molto spessi, quindi adattissimi ad essere bagnati perché non si rovinano. Allora, cosa ci dice? Questo è la marca, è questa, è Etival A5 CP Watercolor Pad da 300 grammi, 8 fogli. Questa carta di grande qualità è fatta di pura cellulosa ed è fatta appunto per gli acquerelli, ed ha una struttura a grana
leggera, e anche un colore bianco naturale che è fatto quindi senza gli acidi o comunque dei sbiancanti ottici ed è quindi molto resistente alla luce, molto assorbente, quindi è ideale per applicare tutti i vari strumenti bagnati, ma si può utilizzare comunque anche per tutte le varie anche tecniche, non solo bagnate ma anche asciutte. E il tema di questo mese è Mother Nature. Allora, ah no! Manca il pezzo forte, la grafite liquida. Allora, questa è la grafite liquida. Dove siete? Eccovi. E sono appunto della marca Derwent. Derwent. E sono grigio, blu e giallo. Ma poi vi dirò. Ok, il prodotto top di questa box. Proprio top, sì. Allora, come vedete qui anche dagli swatch stessi, non è che proprio siano tutti questi gran colori vivaci e ben definiti. Comunque, la grafite liquida è una grafite innovativa, una pittura appunto innovativa di grafite che vi permette di creare degli effetti di tipo matita appunto normale e degli sketch quindi anche a matita utilizzando però un qualcosa di liquido. Può essere diluita con l'acqua per permettervi di ottenere appunto dei colori più leggeri da essere appunto poi applicato con un pennello, una punta o qualunque altro strumento ed è si può quindi utilizzare anche per coprire ampie aree in modo quindi molto veloce e facile e può essere anche stratificata. E data quindi la sua, diciamo, formulazione molto bilanciata in modo molto preciso, un altro beneficio della grafite liquida è che può essere una volta asciutta ribagnata, quindi inumidita, e vi permetterà quindi di rimuovere appunto delle aree attraverso appunto proprio l'acqua. È simile a quindi si utilizza in un modo diciamo simile alle tecniche che si utilizzano per gli acquerelli ed è possibile anche cancellare un po' di diciamo pigmento con le gomme tradizionali. Allora, parliamone. Dunque, il disegno che ho fatto io è questo. Allora, a me il tema madre natura fa pensare appunto a una cosa del genere. Ho disegnato l'albero, un laghetto. Cioè, più o meno sono abbastanza anche soddisfatta, però ovviamente non sono proprio i disegni che faccio io di solito. Dunque, la cosa più facile da utilizzare sono state ovviamente le matite e ci ho fatto l'albero con tutti i vari anche contorni e i contorni anche di questo, insomma, vari contorni, perché queste ovviamente con il pennello bagnato si sfumano benissimo e infatti l'albero mi piace come è avvenuto. Poi ho cancellato la parte questa più esterna che doveva essere illuminata, quindi ho ottenuto l'effetto che volevo. Per quanto invece riguarda questi, sono estremamente difficili. Allora, da quello che ho capito, utilizzandoli bisogna diluirli tantissimo, cioè tanta acqua e poco pigmento. Facendo in questo modo, per esempio, sono riuscita a fare il laghetto, però, come vedete, non sono dei colori molto vivaci, cioè questo è l'azzurro, questo è il giallo, insomma, si notano e non si notano. Ora, qui sì, l'ho rimosso con tipo lo Scottex bagnato. E quindi, come vedete, si rimuove benissimo. L'unica cosa che, per esempio, rispetto agli acquerelli, nel momento in cui, per esempio, che ne so, ci spruzzate sopra dell'acqua,
non si allarga la goccia e quindi non si crea il classico effetto da acquerello, diciamo. Più bagnate, più si crea quindi questo effetto. Qui rimane tutto molto preciso, cioè la goccia d'acqua se cade lascia il segno rotondo della goccia, ma non si allarga, non crea sfumature. Infatti questi non si sfumano tra di loro, rimangono comunque così belli netti. E io ho avuto sempre molte difficoltà a cancellarli con la gomma, anche con la parte questa, molto molto difficile. Ho preferito togliere l'eccesso, diciamo, di colore dove la volevo togliere con lo Scottex bagnato, è molto più semplice, e quindi ho cercato di fare questi effetti tipo alberi in lontananza. Qui ho cancellato e ho diciamo, fatto una specie di sentierino. Però insomma non è che ci si possono fare disegni stile manga come il mio solito. E un altro problema è che questi non sono colorati, cioè se voi questi sono tutti e tre grigi, quindi è molto difficile anche mischiandoli capire quale sarà la tonalità che uscirà fuori. Lo saprete solo, ecco, facendo uno swatch, facendo comunque applicandoli, e quindi diventa un po' complicato secondo me. Sono tutti grigi, quindi anche diluendoli molto, mischiandoli, non si capisce bene qual è il colore che poi si otterrà. Per cui sicuramente io questi non li riutilizzerò, se non appunto, ecco, se devo fare proprio uno sfondo tutto nero, magari è comodo, perché comunque si asciugano subito e rapidamente. Però ecco, l'effetto a me non piace molto, perché appunto non ci sono sfumature, è tutto molto nitido, non mi piace. E quindi niente, questa è la box di luglio, speriamo che quella di agosto sia più semplice, sia più colorata soprattutto, perché a me questi colori così cupi non è che proprio facciano impazzire. Ok che ogni tanto anch'io faccio disegni un po' scuri, ma insomma un tocco di colore io ce lo metto sempre, qui di colore ce n'è veramente pochissimo. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Mi raccomando, seguitemi sui social, soprattutto Instagram, e iscrivetevi a questo canale. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!